Bella ragazzi, sono Fede, benvenuti nell'Accademia. Ah, oh, spoilerone numero 124. Cioè, no, in realtà non è uno spoiler 124, è lo spoiler della puntata 124 di Dragon Ball Super. Ah, allora, che cosa abbiamo qui? Cosa bolle in pentola nel mondo di Dragon Ball? Ecco, appunto, parliamo di quello che bolle in pentola. Roba marcia, perché abbiamo uno scontro difficoltoso tra Goku, Vegeta e Jiren. Nonostante i nostri supereroi collaborino, cosa comunque sia che succede solamente in casi di gravissimo pericolo, come abbiamo visto nel mondo di Dragon Ball, ecco, a Jiren gli riescono a dare un solo colpo. Uno. Ah, perché pare che Jiren sia diventato ancora più potente nel frattempo. E io mi chiedo, ma dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare al fatto che faranno una fusione? Goku e Vegeta? Sicuramente sì! Questa è una mia opinione, ma è un fatto più che un'opinione! E se questa cosa non ti piace, commenta! Iscriviti al canale e vabbè, metti mi piace al video, perché se ti piace, metti mi piace. Ma se non ti piace, metti mi piace lo stesso. Perché sarai libero di commentare e io analizzerò poi i vostri commenti. Che succede? Lo stiamo spinge sto Dragon Ball per arrivare a fare una fusione, palesemente, la vogliamo vedere. Vegeta e Goku, Super Saiyan Blue, fusi, spaccheranno, penso, perlomeno colpiranno Jiren. Che non si capisce come, perlomeno in questo spoiler non è chiaro, perciò io posso solamente speculare sulla cosa. Diventa ancora più, cioè è ancora più potente di prima, ma e non c'ha nessuna lucetta strana, oppure che ne so, aura, i capelli che comunque sia pelatino, purtroppo, niente. Che faccia capire, che c'ha così potente, non si capisce. Eppure i due più forti combattenti del nostro universo, perché io sono con in questo universo sta succedendo questa cosa, magari succederà in futuro, però è questo universo qua, bene, non ce la fanno, i nostri più potenti combattenti non riescono a reggere il ritmo. E anche Toppo c'ha qualcosa da dire, non sappiamo precisamente cosa succederà, lo succederà probabilmente nel futuro, però insomma succedono cose, accadono cose, persino Freezer e Gohan collaborano, quindi più o meno, quindi succedono un sacco di cose. Questo episodio probabilmente è cardine, 124, ne mancano ancora un pochetti. Quanti minuti mancano? Ne mancano 7-6 minuti. Insomma, siamo arrivati veramente alla fine del torneo. Oh, mancheranno probabilmente, non lo so, meno di 10 puntate alla fine di tutta quanta l'arco del torneo. Torniamo a noi, mi sto facendo una risata perché tu non lo sai, tanto verranno mille tagli. Ma succede di tutto qua intorno. Quello che vedi, questo momento di calma dietro di me, in realtà non è vero. Comunque, torniamo a Dragon Ball Super. Vogliamo spaccare tutto quanto, perfetto. Vedremo Vegeta e Goku che faranno la fusione, per forza di cose, per forza, non ci sarà altrimenti. Beh, non vedo una soluzione, non la vedo, non la trovo. Se tu hai un'idea un po' più specifica o particolare, appunto, commentala, fammi sapere. Io ci penso, ma non mi viene in mente nient'altro. Anche pensando a come ti approcciano proprio gli eventi. No, ci sarà questa fusione. Che devi fare? Sicuramente saremo tutti tristi di vederla, eh? E posso dire, nonostante io critichi molto Dragon Ball Super, questa è una cosa che comunque mi farebbe molto felice. C'è poco da fare. Comunque sì, questo episodio uscirà a 7-14, il 21 addirittura a gennaio, quindi ci sarà ancora un pochino per vederlo, ma va bene, io sono curioso. Comunque, da Fede è tutto, stay nerd e al prossimo video!